Il sindaco di Ragusa, Pepe Cassì, conferma quanto già appreso sul futuro del porto turistico di Marina di Ragusa. Il sito, lo ricordiamo, gioiello da 700 posti barca aperto nel 2006 sulla costa meridionale della Sicilia, è stato recentemente acquisito dal re maltese dei supermercati, l'imprenditore Paul Gauci. Quanto quindi riportato sul quotidiano economico online di Malta è stato spiegato dallo stesso primo cittadino di Ragusa Cassì, che ha già avuto modo di incontrare l'imprenditore maltese Gauci, fondatore e principale azionista dell'PG Group, che gestisce i due principali ipermercati dell'arcipelago, nonché i magazzini del marchio Zara. Nelle sue intenzioni, quella di sviluppare unità abitative e negozi nelle aree ancora inutilizzate attorno al porto turistico, nonché ammodernare la zona del cantiere per le riparazioni navali e basare a Marina di Ragusa una linea di collegamento con Malta, operata con catamarani veloci in grado di far concorrenza al servizio della Virtu Ferris, operativo da e per Pozzallo. Insomma, tutti interventi migliorativi, così come confermato anche dallo stesso sindaco Cassì. Allora, il porto turistico Marina di Ragusa nasce come project financing che vede il coinvolgimento di una società privata che contribuisce con la metà dell'importo necessario, quindi circa 30 milioni se non sbaglio, essendo le altre metà, gli altri 30-34 milioni se non sbaglio, soldi pubblici, soldi che finanziamenti europei. Il project financing cosa prevede? Che chi si aggiudica tramite questa procedura la gara diventa concessionario della struttura per un periodo di anni limitato nel tempo. Alla scadenza di questo periodo temporale la struttura torna nelle mani pubbliche, diventa una struttura comunque di proprietà pubblica, come è sempre stata, non c'è mai un trasferimento di proprietà. Cosa è successo nell'ultimo periodo? Che la società privata che aveva vinto la gara e quindi aveva vinto il project financing, aveva realizzato la struttura, per le difficoltà economiche che ha avuto, ha subito una procedura concorsuale nell'ambito della quale il debito che questa società aveva nei confronti degli istituti bancari è stato acquistato da un imprenditore maltese, una cifra notevolmente inferiore rispetto al debito complessivo, alla somma del debito maturata poi nel tempo con interesse e quant'altro, acquistando questa quota di fatto ha preso il controllo dell'intera struttura, e questo ha fatto sì che per il periodo di concessione rimanente il porto turistico sarà gestito da questo imprenditore, da un consiglio di amministrazione tra l'altro di cui questo imprenditore fa parte, e questo imprenditore, che tra l'altro ho conosciuto nei mesi scorsi perché è venuto a trovarmi e ha fatto tutti i passaggi istituzionali del caso, ha anche idee molto innovative, vuole rendere il porto sempre più una struttura, un'infrastruttura che possa attrarre clienti e quindi possa attrarre imbarcazioni. La cosa molto importante, la novità dell'ultimo ore, questa sì è una novità che possiamo adesso dire, è che dall'anno prossimo, visto che sono state date tutte le autorizzazioni, potrà avviarsi un servizio trasporto tramite catamarano da Malta a Marina di Ragusa, un servizio giornaliero che potrà portare fino a 400, se non sbaglio, 450 persone al giorno da Malta a Marina e viceversa. È un servizio quindi in più che si aggiunge, solo pedonale in questa fase, un servizio che rappresenterà un valore aggiunto anche per Marina Ragusa, per il territorio ragusano, perché noi immaginiamo che tanti turisti da Malta potranno venire a Marina Ragusa e da Marina Ragusa quindi espandersi in tutto il nostro territorio. Questo porterà economia, porterà vantaggi a tutti coloro che lavorano nell'indotto, mi viene in mente banalmente un taxi, un NCC, ristoranti, tutti quelli che operano nel settore turistico, ne avranno un vantaggio. Ecco che Marina di Ragusa, già in una fase di grandissima espansione anche per una serie di lavori pubblici che sono in corso di svolgimento, diventa sempre più località turistica di riferimento dell'intera Sicilia, ma direi anche dell'intero Sud Italia.